Abbiamo fatto questo allestimento dell'Intasa, che è stato il primo della triennale e fu fatto il primo congresso nel 1954 il primo congresso internazionale in Last Design. Certo. E c'erano queste lampade, erano fatte con un disco di legno, un anello di legno, questa era pelle d'uovo, un lenzuolo chiamato pelle d'uovo, questi tiranti e sopra c'era una lampada a riflesso. Sopra. E facevano l'effetto di un bang, che certo. Tu conoscevi. Vedeva questa luce diffusa, proiettata ma diffusa. E allora questo è stato un po' la suggestion, il suggerimento. Normalmente nelle lampe tu hai più luce al centro come il frigo. Esatto. E tu invece hai questa luce che va verso la periferia. L'anello del LED è messo lungo il perimetro. Cioè il perimetro ospita anche la tecnologia. In famiglia molto bene con quelli di Ross. Certo. Infatti noi siamo molto contenti, io sono contento che siamo insieme a quelli di Ross, ma sono molto contento di avere le mie insieme alle sue. Sono lampade pensate per grandi tavoli da riunione, per stanze dove c'è una scrivania molto importante. E poi il perimetro è talmente lungo da ospitare tanti LED e dare una certa potenza. Quella grandissima, quella lì da 2 metri, verrà fatta con una versione anche con 2 linee di LED vicine per avere più luce, perché lì vedi, al centro si spegne molto. Certo. E loro hanno questa macchina a controllo numerico per calandrare e quindi loro mettono qualsiasi disegno, lo mettono a mano e ti fa tutta una calandratura automatica. E questa che si gira da sola dentro? I tortiglioni o tortelli, come li chiamo io. Tu vedi, guarda che roba. No, Rosso è bravissimo, lui è un genio nel disegnare. Ecco, questa è un po' la storia di questa lampada.